Buonasera, ben arrivati al nostro consueto appuntamento del venerdì sera su Popolo della Famiglia TV con Semi di Speranza. Come abbiamo scritto questa sera, giornata, serata al femminile, ultimo appuntamento con Semi di Speranza, ultimo appuntamento della stagione e chiusura della stagione di Popolo della Famiglia TV per quest'anno. Rachele, devi mettermi il telefono in orizzontale, tesoro, perché non vedo il... Eccolo, il simbolino. Come appunto stavo anticipando, questa sera abbiamo scritto che è una serata totalmente al femminile e abbiamo tra noi abbiamo come ospite Rachele Sagramoso come presidente dell'associazione Abbracciami e soprattutto abbiamo cominciato a leggere Rachele, abbiamo avuto una splendida sorpresa, abbiamo cominciato a leggere i suoi meravigliosi articoli sulla Croce Quotidiana, nonché i suoi post per chi è su Facebook. Abbiamo fatto le prove per poterla avere in doppia diretta e vediamo se ci fa funzionare tutto perché... Ok, meno così ce l'abbiamo qua. Ciao ragazzi, vedo Mauro, Maria Dolores, grande Mary. E poi ho visto anche qualcun altro, fammi vedere se riesco a scorrere. Tina, che vi vedo. Vediamo se funziona. Così ce l'abbiamo con noi, doppia diretta. Ci facciamo quattro chiacchiere con Rachele che ci racconterà tante cose, ne sono sicura. E con lei affronteremo gli argomenti comunque cari a Semi di Speranza. Perché parliamo dell'universo umano, dell'universo femminile in maniera più dettagliata. Vedo che c'è scritto aggiunta in corso, Rachè, devi mettere il telefono in orizzontale, tesoro. Come ieri che abbiamo fatto la prova. Qualche minuto di pazienza. Vi stavo dicendo che questa è l'ultima puntata di Semi di Speranza che va a chiudere. Riproviamo di nuovo, Rachele, eh? Telefono in orizzontale, ma mettimi un commento. Ci sei, perfetto, ok. Allora, vediamo. Oh, signore mio, che cosa succede? Ok. Stavo dicendo che questa puntata chiude la stagione 2018-2019 di Semi di Speranza con la redazione, quindi Barbara Moi, Francesca Centofanti, Giovanni Marco Tullio, che io non nomino mai, che è un santo in mezzo a tutte queste donne. Abbiamo deciso quest'anno di prenderci una lunga pausa per, ciao Mary, per il periodo estivo, per poter lavorare ancora meglio. Ciao tesoro, finisco quello che stavo dicendo. Ciao Rachele. Per poter lavorare ancora meglio a quello che sarà il palinsesto della prossima stagione. Rachele Sagramoso, ben arrivata su Popolo della Famiglia TV, ben arrivata Grazie, su Semi di Speranza. grazie, grazie, grazie Emanuela, grazie a chi c'è. Grazie a te, aspetta che Sei? forse ho io il volume basso. Ok, ti sento, ti Ecco, sento. ho scippato un auricolare alla figlia, dovrebbe funzionare. Ho immaginato, ho immaginato, ho immaginato. E io ho anticipato brevemente, senza parlare di te, nella maniera più assoluta, dicendo che ovviamente sei stata una bellissima sorpresa, ti sei rivelata una stupenda sorpresa per la Croce Quotidiana, quindi molti di noi che leggono la Croce Quotidiana ti possono leggere. E non ho detto niente, stranamente, non ho spoilerato, perché, strano, perché questa è l'ultima puntata di Semi di Speranza. E come ha scritto Giovanni Marco Tullio, famer botto. È il latino antico, eh? Me la È prendo. latino antico, immaginavo che ci fosse la citazione dotta di Giovanni. Botto è proprio latino antico, me l'ha Perfetto. detto Giovanni sul certificato. Perfetto. Abbracciami, Associazione Abbracciami, che Sì. noi abbiamo attaccato nella nostra diretta. Io parto subito, no? Poi ci parli di te. Abbracciami, il nome, perché questo nome, la storia di questa associazione, le attività svolte in passato, quelle svolte in presente e quelle a tendere. Allora, vediamo se la mia arteriosclerosi famosissima non mi tradisce.
Dunque, l'associazione Abbracciami è nata diverso tempo fa da una mia idea e dall'idea di una psicologa molto carina con la quale ci si conobbe durante un corso di accompagnamento alla nascita della mia terza figlia. Che sei a quota E 6, tu no? io sono a quota 6, Se tu esatto. fai figli, c'è chi ha gli hobby, tu fai figli. Vabbè, ognuno ha le sue cose, insomma, ecco, i suoi passatempi che più ritiene opportuni. E uscendo dal corso di accompagnamento alla nascita, che veniva gestito dalle colleghe ostetriche, io ero una neolaureata all'epoca, ci si domandò se non si potesse fare altro, non tanto di meglio, non mi permetto, però sicuramente altro, perché le donne frequentano il corso d'accompagnamento alla nascita, poi nato il bambino finisce lì. E invece no, nato il bambino è lì che viene il bello, insomma. C'è tutto un mondo. Per cui iniziamo un attimino a collaborare. Ci sono state le prime mamme, ci sono state le prime mamme che poi sono tornate alla gravidanza successiva. Dopodiché si pensò di rendere l'associazione non tanto un qualcosa di professionale, ma qualcosa alla portata di tutti. Quindi un'associazione di volontariato. Questa associazione di volontariato è stata fondata da me, da una che è stata una mia paziente, ma nel contempo è stata anche la tata dei miei figli, quindi c'è stato uno scambio zingaro, come si suol dire, e da una terza mamma molto brava, che vabbè, dopo si è tirata fuori per altri impegni. E così è nata l'associazione Abbracciami, che all'inizio accompagnava le donne nel percorso di preparazione alla nascita e le tornava a accompagnare durante il primo o i primi anni di vita del bambino. È stato molto bello il fatto che era un gruppo di mamme che sostanzialmente c'era uno scambio vicendevole tra le mamme che si preparavano alla nascita e le mamme che poi tornavano di conseguenza dopo, con calma, quando il bambino era nato. Abbiamo realizzato diversi convegni, abbiamo realizzato diversi progetti, mamme sono andate, mamme sono tornate. E dopodiché è successo un paio di eventi spiacevoli, diciamo, nel senso che durante una delle mie gravidanze avevo affidato l'associazione a delle colleghe che hanno un po' lasciato andare la cosa, per cui ci siamo ritrovate io e l'altra mamma fondatrice. Abbiamo tentato un pochettino di andare avanti, ma non è stata cosa cattiva, nel senso che abbiamo approfondito altri argomenti. Invece di lasciare andare le mamme, finito il primo anno di vita del bambino, abbiamo deciso di abbracciarle un po' di più. E qui è venuta poi la preparazione anche all'educazione affettiva degli adolescenti. Che La mia abbiamo. quarta domanda, quella, mi stai spoilerando le domande, Sagramo. Scusa, è vero, Sto è vero, è vero, abbi pazienza. scherzando. Vai, 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 sto scherzando, Rachele. E nulla, pianino pianino stiamo riprendendo un po' il nostro lavoro, grazie all'appoggio del parroco della nostra parrocchia abbiamo potuto realizzare degli incontri. Che hanno avuto un discreto successo, presentazioni di libri, eccetera, eccetera. E ora praticamente l'associazione verrà assorbita dalla parrocchia come ASPI, quindi faremo parte di un gruppo che si occuperà
della formazione delle famiglie, della formazione dei ragazzi, la formazione dei fidanzati, eccetera, eccetera. Quindi questo è. Proprio un abbraccio, nel senso Eh sì, abbraccia, sostanzialmente. è proprio sostanzialmente proprio nel senso più stretto e più lato del termine, insomma, no? Esatto. Mi sembra di Esatto. capire. Ok, quindi tu che intraprendi degli studi di ginecologia, ostetricia, Ostetricia. specializzazione, esatto. Quindi medicina con indirizzo ostetrice, immagino, no? Io sono No, no, ignorante. solo ostetricia. Ok, quindi Solo la laurea in comunque, ostetricia. esatto, intraprendi e proprio voglio fare questo, no? Sì, io ci sono arrivata con calma, non è che è stata una prima scelta uscita dalla scuola superiore, Ci sono arrivata con un attimino più di calma, mi ci è voluto un primo taglio cesareo della prima figlia, mi ci è voluto di partorire il mio secondo figlio e la mia intenzione era stata studiare perché le mamme stessero meglio durante la loro esperienza di parto. Questo era, secondo me, è stato il mio obiettivo. L'ho raggiunto dopo, approfondendo la medicina legale, ahimè, ma questa è un'altra storia, non voglio spoilerare niente. Anche perché la prossima stagione torni, Sagramoso, ormai no. C'ho l'abbonamento. Appunto, stipuliamo questo abbonamento oggi. Quindi la necessità, il bisogno, la vocazione, perché per quello che dal mio punto di vista personale ritengo che chi si impegna in un ambito medico-scientifico risponda a una chiamata, cioè non puoi fare il medico come vai a fare l'impiegato postale, capisci, in questo No, senso, non vedi, è cioè proprio possibile. esattamente, no? Deve esserci Non è qualcosa possibile. nel tuo esatto. Ricevi la grazia di avere dei figli, comunque intraprendi la carriera accademica, i Faccio figli l'università. arrivano, esatto, ti laurei, quindi Esatto. a quel punto vuoi esercitare la tua professione, ma scegli di diventare mamma, come hai declinato la professione di ostetrica mettendo al primo posto il fare la mamma? Perché questo mi sembra di aver capito io, forse correggimi se sbaglio, Rachele, No, 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 liberissimo. no, no, assolutamente. Allora, io ho iniziato l'università dicendo che non avrei mai lavorato in ospedale. Ho un pessimo carattere, non vado d'accordo con i turni e non mi avrebbe mai appagato il fatto solo di avere a che fare con una donna nelle sue ore di travaglio. Lasciandola lì, cambi turno e poi comunque non ce l'ho mai fatta questa cosa, non mi è mai è stata per me troppo una disperazione gli ultimi mesi di università vedere le donne abbandonate al loro travaglio, al loro cesareo, non ce l'ho fatta, ecco, non l'ho mai preso in considerazione. Per cui ho preso la libera professione. Che è un azzardo in Italia prendere l'ostetricia come libera professione, non tanto solo perché è libera professione, ma perché c'è poi tutto quello che è la relazione con le colleghe in ospedale. Quindi mi sono trovata in determinate circostanze a avere degli attriti con le colleghe. Pochi, obiettivamente non ho mai avuto più di tanto difficoltà. Mi reputo una persona abbastanza educata, quindi probabilmente non è mai successo niente di drammatico. Tra l'altro, diverse ostetriche con le quali ho collaborato, loro in ospedale, io fuori, accompagnando la donna a partorire, hanno assistito me stessa. Quindi C'è ricordo una l'aura, ricordo. relazione, no? C'era È anche una una relazione. relazione,
Certo, io ricordo sempre le mie ostetriche, ricordo la Flora, ricordo la Claudia, ricordo la Flavia, ricordo la Chiara, sono le mie colleghe che mi hanno assistito, bravissime, bravissime, ottime, però nacque in quel momento, fu in quella fase lì ed era il 1000, il 2000. Il 2010 nacque, arrivò dal Venezuela una definizione, quella di violenza ostetrica, che mi riguardava direttamente. Perché nel momento quando io ero studentessa universitaria, io la violenza ostetrica l'ho vista applicare, senza troppa educazione, Io l'ho senza troppo subita. tatto. Tra l'altro, quello che mi dispiace in maniera drammatica è stato vedere le stesse colleghe, le stesse donne agire sgradevolmente sulle donne. È stato per me un colpo al cuore. Perché che il medico, magari uomo, agisca, no, da uomo. Maniera, c'è da risolvere il problema, il medico viene, ti risolvo il problema, ti faccio il cesareo. Lo capisco, noi tutti, no? Abbiamo l'uomo e quello della cassetta degli attrezzi, insomma, nel senso, dov'è il chiodo da piantare? Ma che la donna si accordi, che l'ostetrica si accordi con la specializzanda di ginecologia per fare delle episiotomie inutili, per far sì che la specializzanda possa cucire una vagina. Ecco, io l'ho trovato violento. Violento, nel Diabolico. vero senso del... Oso metterci il carico da 11, Rachele, diabolico. Sì, ovviamente poi sono le stesse persone che hanno avuto un determinato comportamento con me, non potevano che comportarsi nello stesso modo, cioè non vedo altrimenti. Ho visto mamme smettere di allattare malamente per neonatologi che violano la legge sulla distribuzione del latte artificiale negli ospedali, pediatri che dicono che coccolare un bambino significa viziarlo, insomma, la situazione era agghiacciante, ecco, non, sgradevole, estremamente sgradevole, molto brutta. Cioè, già le donne ormai fanno un figlio barra due, se gliela facciamo anche vivere come se si trattasse di sopravvivere a Birkenau, mi sembra un po' tanto, ecco, non, un po' troppo, ecco. Per cui questo è stato, grazie a quel santo di mio marito che è consulente del tribunale, sono riuscita a capire come fare. Ho fatto vincere delle cause a dei genitori, sono stata veramente contenta, portando prima volta davanti a dei consulenti tribunali le parole violenza ostetrica, Ok. essendo derisa all'inizio, Sì. la solita femminista. Ha Diciamo perché smesso non c'è, ridere. non c'è, non è, scusami se ti interrompo, perché non è stato coniato un termine, un'espressione che spieghi queste due parole, violenza e ostetrica, perché è quasi un ossimoro, no? Ostetrica è quella che fa nascere i bambini, violenza è... Sono due parole che una vicino all'altra lasciano comunque interdetti, no? Non sei Certo, no, no, d'accordo? ma infatti io la prima, mia figlia si ricorda ancora che la prima volta che sono andata a parlare con la presidente della Federazione Collegi dell'Ostetrica a proposito di violenza ostetrica, la presidente mi disse: quindi lei si occupa delle ostetriche violentate? Al che io dissi: ma Esatto. no, al che io dissi: speriamo non siano tante perché la vedo un po' grigina la cosa. Non abbiamo più studentesse, no? E questo me lo ricordava giusto appunto ieri mia figlia dicendo: dovresti raccontare quello che ti dissero.
hanno smesso Poi la perché? intervistiamo la prossima stagione, tua figlia. Te Non c'è problema. l'appoggio là, te l'appoggio. Hanno smesso di ridere alcuni medici e alcune ostetriche quando i giudici hanno cominciato a dire: no, no, fate parlare la dottoressa, quella con il figlio attaccato alla poppa che è lì che parla, sì, perché io ho sempre comunque un bambino intorno, quindi no. E hanno smesso di ridere quando i giudici hanno cominciato a darmi ragione, specialmente, obiettivamente devo essere sincera, i giudici donne. Non so come si dice, le giudice, la giudica. Guarda, detta tra di noi, visto che la Crusca ha accettato Petaloso, non mi dà tanto di riferimento. Quindi, per quello che mi riguarda, io dico la signora giudice. Giudice, ecco, no, grazie a Dio, perché la mia unica amica avvocato, se la chiamo avvocatessa, mi strozza, quindi E c'ha io ragione, e rimango c'ha su. ragione. Vabbè, qui io sono aperta, se... ditemi come vi devo chiamare, io vi chiamo, insomma, rispetto molto le idee delle persone, insomma. E da lì è stato molto interessante lo studio di quella che sono i presupposti della violenza ostetrica. Cioè, perché la donna si lascia trattare veramente in modo assurdo? Perché la donna delega completamente quello che è il momento più bello che a una donna possa succedere? Perché ti lasci manovrare, palpeggiare, tagliare, infilare? Per cui è stato uno studio estremamente importante e io devo ringraziare chi poi improvvisamente, come succede spesso, no? Ti svegli la mattina e dici: ho capito. E io questo lo devo a una persona particolare che è una mia collega e si chiama Flora Gualdani. Guarda, io mi spoilerato anche la quinta domanda, comunque, ecco, volevo farti Ok, vedere. allora frenami. No, No, perché ma va poi bene. quando parlo di Flora, dopo io vado via. Vado via. Quindi mi fermo sul perché. Perché le donne si lasciano fare? Perché le donne delegano? Scusami, perché le donne delegano in sala parto o perché le donne delegano durante la gravidanza o perché le donne delegano nel corso della loro vita? Domanda bastarda questa, mi sa, però. Allora, la donna delega. La donna delega completamente la sua vita femminile. C'è tutta una storia dietro a questa delega che magari quando verso le 11:30 terminerò di raccontarti, se hai tempo. No, perché la vedo Dovrei lunga. andarmi a comprare col PID perché ho le vescica e domani non Ah, riesco a già, poverina. camminare per tutto il giorno perché abbiamo il monastero wifi. Mistero Molto bene, facciamo delle wifi, monastero. puntate. Facciamo delle Facciamo puntate. delle puntate avvincenti e mi munisco anche di suoni per rendere la cosa più simpatica. No, la donna è spinta a delegare durante tutta la sua vita, a partire dal menarca. Alla prima mestruazione la donna è spinta a dire: ok, questo è il mio corpo, però se ne occupano altri. Quando uscì, probabilmente te lo ricordi anche tu, uscì il vaccino dell'HPV, del Certo. papilloma virus umano. Vieni a E come si suol dire, signora Longari. Esatto, Mi vero? cade proprio, Immaginate. capito, sul passero. Senti. Io mi cominciai tra l'altro avevo la prima figlia che aveva 8-9 anni, se non vado errando, e la stava andando, ero fuori da scuola ad attenderla,
E una mamma che attendeva anch'ella la propria figlia si rivolse a un'altra mamma e disse: meno male che c'è il vaccino, così tra pap test e tutto il resto se lo può evitare. Allorché io mi domandai: ma che male c'è nell'evitare un pap test, cioè nel fare un pap test? Cioè, è uno dei mezzi migliori che la scienza ha come prevenzione. Come può venire di consigliare a una figlia di non fare il pap test? E lì capii che qual è il presupposto secondo il quale tante madri, senza porsi domande, ma non per fare o non fare ai propri figli i vaccini, per l'amor di Dio, uno poi nella propria vita e la vita dei suoi figli decide ciò che è meglio. Però qual è il presupposto che spinge una madre Cosa c'è sopra, a no? Cosa dire c'è? cosa c'è dietro? Ah, le faccio fare il vaccino dell'HPV, che ricordiamo sono tantissimi ceppi. Oltretutto è un virus per cui muta, non è così semplice che quei ceppi isolati poi portino a delle trasformazioni No, cellulari. e tra l'altro ti dico esatto, visto che mi sono documentata, perché questa cosa mi tocca in maniera particolare, e ne ho parlato con Paolo Bulisano, che voi penso che conosci, un virologo, un mio carissimo amico, un nostro carissimo amico, e lui quello che mi ha spiegato, cosa che per esempio di cui ero all'oscuro, però vedi poi parli con le persone, è appunto la mutevolezza, dice. Mutabilità, Oh, sì, la mutevolezza del virus. Esatto, non solo, ma è stato venduto. A me quello che ha bloccato fu, primo sono 10 anni, quindi è l'altro ieri, è troppo poco tempo. Primo, la sperimentazione non è stata così ampia. Se, terzo, a 12 anni, perché a 12 anni la somministrazione? Perché a 14 anni un minore con la nuova legge, lo sai meglio di me, può dire sì o no. Quindi noi glielo mettiamo in quella fascia di età in cui i genitori tanto non sono informati, perché questo risulta. Io sono andata a parlare nei centri vaccinali, sono curiosa, quindi mi informo. Non hanno genitori che chiedono, e qui viene a maladelega, per quello, perdonami se, cioè io sto mettendo il carico da 11 in quello che dici tu, perché tu lo dici da un punto di vista No. medico-scientifico. Io da ignorante totale, da Da mamma, madre. da madre che si preoccupa e il minimo dei vaccini, quelli indispensabili. Il resto, cioè ragazzi, ma si muore di morbillo, si muore d'orecchioni. Si muore di rosolia, ora detta proprio in maniera molto, capisci? Sì. Ma soprattutto non è tanto il fatto della quantità di vaccini, non è tanto il fatto. Io ne faccio un mero discorso di. È tuo figlio, Lo so, è esatto. il tuo figlio, non è il figlio. Cosa ti costa andare, chiedere, informarti, ricevere spiegazioni? Io sono abbastanza fortunata perché ho conosciuto il dottor Serravalle che ha scritto Bambini super vaccinati, gli sono andata a chiedere direttamente le cose, però quello che a me stupisce drammaticamente è la mancanza, ora dico il termine che tu odi perché è inglese, è la mancanza di empowerment, cioè di potenzialità che una persona, chiunque, ha di compiere delle scelte informate su di sé e ovviamente sui propri figli, ma avendone la competenza, avendone la competenza. Ed è lo stesso, uguale presupposto secondo il quale le donne delegano. Infatti, per quello io mi sono permessa di mettere il cosiddetto carico da 11 proprio sull'HPV, perché è un tema a me molto caro. Privatamente ci siamo sentiti e ne abbiamo parlato, sembra che. Cioè, quindi è questo. E soprattutto perché si collega al. Neanche mi affido al dottore, perché il medico che somministra, il somministrante, così, che io ho interrogato, perché chiedo, la risposta è: guarda, che qui vengono i genitori e dice. Io devo fare questo vaccino per mia figlia. Cioè non c'è neanche il mi dica va bene, non va bene, posso aspettare, quali sono gli effetti. Punto. Cioè,
manca, cioè non è che manca, si è creato una fiducia incondizionata nei confronti dell'istituzione che ti dice di fare le cose, alimentata questa fiducia incondizionata dalla paura, perché voglio dire, la campagna che è stata fatta 2 anni fa sui vaccini, se non fai i vaccini ti tolgono la potestà genitoriale, perché purtroppo era questa la voce che va in giro. Quanti genitori hanno l'amore, mi viene da dire, per i propri figli di andarsi a documentare, perché è di questo che mi stai parlando, Rachele. Cioè, è mio No, figlio, ma è mia infatti, perché... figlia, a parte che è la figlia di Dio, però, cioè, è una creatura che ho generato io ne sono responsabile. Cioè, non è neanche, andiamo oltre l'amore e la maternità o la paternità o come va di moda adesso la genitorialità. È la responsabilità dell'essere madre e dell'essere padre e di essere genitori. Cioè, si è totalmente persa. Non lo so, cioè Ma io ti ascolto e elaboro mentre parli, no? Perché in sostanza, allora, pochi giorni fa, mi succede spesso, mi ha scritto una giovane mamma, in attesa del suo primo bambino e mi ha, sottoposto questa domanda. Le ostetriche del corso di accompagnamento alla nascita che frequento mi hanno detto che essere sottoposti a una serie di trattamenti è da considerare automatico. Ora, io non voglio dire niente, ma a parte il fatto che ci sono una serie di manovre che sono state stabilite essere violenza ostetrica, cioè essere annoverate nell'elenco di quelle che sono le, i gesti definiti violenza ostetrica. Ma poi soprattutto mi sono detta, ma c'è allora una voglia, di alcune mamme di capirci di più, ma c'è un problema dei sanitari che non aiutano questo. Vediamo bomba, voglio dire, poi alla fine. Cioè, un discorso di ripartizione di responsabilità, che è questo. No. Certo, è certo, no, ma infatti il problema è, nasce dal momento in cui io ho delle ragazzine alle superiori che vengono informate, diciamo così, non la trovo un'informazione, la trovo un'imposizione, ma informate dalle ostetriche, sono mie colleghe, del fatto che fare un figlio a 16 anni è un dramma, quindi è sicuramente meglio abortire, del fatto che è necessario assumere la pillola anticoncezionale e usare il preservativo, senza dar assolutamente la possibilità a queste giovani donne di capire qualcosa sul funzionamento del corpo. Cioè, abbiamo una fisiologia, abbiamo un corpo che è edifico, è strepitoso, c'è una fisiologia del ciclo uterino. Perché non raccontare queste cose? Suggerisco di interpellare. Interpellare, aspetta, ho perso il suono. Aspetta, che non si sente. Aspetta un attimo. Aspetta, Rachele, aspetta, non si sente. Aspetta un momento. Non si sente. Prova adesso. Vai. Prova, ci siamo? Sì, Ok, adesso prova. ok. No, va bene, perché parlavi non ti sentivi, cioè è un peccato, voglio dire, perdere anche una frase, insomma, no? Quindi, ok, vai.
Impellare, per esempio, le consulenze di naturali. Per esempio, dei metodi naturali. Ma io comincio a conoscerne diverse. C'è un bel blog che si chiama Monte di Venere, che si Ma c'è occupa la proprio di Dolores che ci sta diffondere. Pazzo, perfetto. guardando. Allora, che poi tra l'altro è intervistato, quindi sicuramente ne sa più di me. E assolutamente io trovo che mettere di fronte le bambine, le giovani donne, davanti a quella che è il loro magnifico corpo, sia un loro diritto e un dovere da parte dei sanitari. È un nostro dovere. Io non posso andare a dire a delle 17enni di assumere una pillola anticoncezionale. Uno, che il ciclo uterino non è una malattia, quindi io vado a curare, tra virgolette, un qualcosa che è naturale. E poi non so che ragazzi ho di fronte, non so cosa pensano, non so il loro vissuto, non so nulla di loro. Io devo parlare con le persone, devo ascoltarle. E piano piano, dopo aver acquisito determinate informazioni, lasciarle libere di compiere le loro decisioni. Poi, come ostetrica, io posso dire: guarda, sì, questo è il rischio, questo è il beneficio. Cosa ti senti più vicina a fare? Se vedo che non è la strada che io reputo giusta, ma non intendimi, cioè che quella che magari la donna si trova a dire scelgo questa per facilità, ma a lungo andare invece io capisco che non potrebbe essere positiva per lei, ti faccio dopo anche un esempio, io le sto a fianco per sostenerla ed aiutarla a trovare un po' il discrimine sostanzialmente. Non mi metto al suo posto, non le dico cosa deve fare, per l'amor di Dio, però ci sono situazioni nelle quali le donne sono un po' in crisi e sono spinte ovviamente a trovare la strada più veloce. È normale, santo cielo, non ci trovo niente di drammatico, insomma. Non è un giudizio quello che stai dando tu, ma semplicemente Assolutamente, è un dato di fatto, è un dato di esatto, fatto. appunto. Cioè, io ho un neonato che urla per X motivo e non mi sento ancora la montata lattea e il marito è preoccupato, la suocera come l'avvoltoio sul letto della nonna, la mamma che non mi ha allattato, il pediatra che prende il bambino, lo pesa e fa la faccetta, eccetera, eccetera. Certo che la prima cosa che mi viene in mente è, signore, fammi trovare una farmacia aperta e compro 15 euro di latte di formula. Certo, è ovvio. È Però umano, è quell'esperienza umano. è umano, è umanissimo, è umanissimo. E io per prima, in talune circostanze, non ho imbarazzo a dire ho consigliato la formula. Perché ci sono situazioni nelle quali ho detto basta, basta. Per l'amor di Dio, non, è una sofferenza, è inutile, non, affrontiamola in un altro modo. No, ma soprattutto è una Però ci sono. sofferenza che il neonato sa avverte, perché Ma certo, ma insomma, ma voglio dire, già, insomma, i neonati hanno tutta la gravidanza, nascono, quindi c'è un po' di acciaccamento, la mamma è stanca, eccetera, eccetera. In talune circostanze mi sono trovata a dire, calma, diamo qualche giunta. Poi torniamo con calma all'allattamento. Ho chiesto aiuto ovviamente a chi ne sa di più, le consulenti per l'allattamento, le BCLC cosiddette, le consulenti della Lecce League. Io mi inchino sempre a chi ne sa di più e suggerisco sempre di prendere contatti con persone con più competenza. Però
se una donna si trova in crisi e la prima soluzione è la formula, mi permetto di dire, aspetta, vediamo, sono con te, non ti lascio. Io ho fatto delle nottate insieme alle donne per evitare che dessero la formula e soprattutto, sinceramente, per evitare che madri, mariti e altro la rendessero più debole di quello che era, ecco, per rafforzarla, cioè fare empowerment e non mi distruggere a questo punto. Capito? È questa cosa qui, come ho fatto degli interi travagli in piedi, come ho fatto dei travagli di donne sdraiate, stando con loro, perché è comodo prendere la donna e dire basta, si fa il cesareo, è mezzanotte, devo smontare di turno. No. Se una donna ha la possibilità di partorire, lasciatela partorire. Lasciamolo fare. Penso che dipenda anche molto proprio per questa cosa, perché voglio dire, tu la mia storia la sai, te l'ho raccontata, sai quello che ho subito, perché anche grazie a te mi rendo conto di aver subito, per Elisa soprattutto, che è la maggiore delle mie due figlie, pura violenza ostetrica. E ancora oggi, Elisa compie 15 anni mercoledì, io ancora non riesco a scriverne. Perché non ce la faccio. Riesco forse a raccontarne qualche a tratti, ma a scriverne non riesco. Perché ho esattamente quello che raccontavi tu. Perché c'erano tutte donne? Perché? Perché? Questa è la domanda. Perché? No? Perché da persone professioniste, competenti, che fate un lavoro bellissimo, perché io penso che chi aiuta le donne a partorire, non ho parole per descriverlo, e questo ti lascia, capito, intendere, no? È una cosa meravigliosa, si concorre a un bene Certo, prezioso, no? ma Come certo. possono trasformarsi in aguzzine? Io ho una spiegazione. Abbiamo provato a darcela perché ce la siamo parlata su questa cosa, quindi ti prego. Allora, sicuramente, allora, la storia dell'ostetricia, in Italia non è lunghissima. C'è stato però un momento in cui è avvenuta uno spaccamento, una dicotomia professionale, cioè quando con l'instaurazione, con la legge per i consultori, alle ostetriche sostanzialmente è stato detto: o vai a lavorare presso le USL, le unità sanitarie locali, quindi consultori e ospedali, o vai negli ospedali privati, o se no, ti fai la tua libera professione, ti paghi le tasse, ci guadagni. Una volta, prima c'erano le condotte. L'ostetrica faceva il concorso, vinceva la condotta e questo significava che era a disposizione delle donne che partorivano in casa in quella condotta. Poi ovviamente c'era il medico condotto, poi ovviamente talvolta c'era l'ambulanza, ma so anche esserci stato il mulo, il trattore. Piuttosto che contadini che portavano la donna a fare il parto in ospedale. Sicuramente si è data maggior sicurezza. Cielo, voglio dire, ci sono sicuramente determinati parti che se non fossero stati gestiti in ospedale, un caso come il mio, alla mia nascita della mia prima figlia, un distacco di placenta che è un'emergenza imprevedibile, imprescindibile, inderogabile, se non fossi stata in ospedale avrei avuto sicuramente dei grossi problemi e sicuramente li avrebbe avuti mia figlia, che pure ero già in ospedale, nata con H4, che è nata bella blu, cobalto, quindi nel senso non demonizzo l'ospedale, anzi, purtroppo si è persa, cioè, attraverso l'ospedalizzazione, l'ostetrica innanzitutto era ausiliaria del medico, cioè il medico decideva, l'ostetrica obbediva. Io capisco anche che per un morigerato stipendio, l'essere passare da essere condotta, quindi ad avere una responsabilità, ma la bellezza dell'avere la responsabilità, quindi delle scelte da fare,
all'essere qualcuno che deve obbedire alle decisioni di qualcun altro, per quanto lire, 800.000 lire al mese saranno diventate 1.500, sarebbe diventato 1.500.000, ma insomma non ne valeva la pena. E probabilmente tante donne, poi c'è stato tutto il problema delle ostetriche che fanno, appunto, che erano dipendenti, però facevano la libera professione in nero fuori. E io, ecco, io l'ho sempre condannata e me le ho capite, perché lavoro con l'ostetrica, è a fianco alla donna, è a fianco alla donna, l'ostetrica sta a fianco alla donna. Infatti, quella che viene definita universalmente la continuità dell'assistenza, cioè il fatto di avere a che fare sempre con lo stesso sanitario, per una donna durante la gravidanza, il travaglio. È successo? Panico. Oddio. Scusate un attimo, piccolo problema tecnico. Rachele, rientra. Recuperare. Rachele, se ci sei, eccoti, aspetta che ti faccio rientrare. Mi sa che è andata giù la rete, eh? Un attimo di pazienza. Ti ho visto sparire. Eccoci. Non so sia potuto accadere. Il bello della diretta, No, il bello della diretta. è che quando parlo di queste cose siete che c'è un po' di maledizioni che giungono. E quindi va bene. E quindi sostanzialmente, ti dicevo, la continuità dell'assistenza ha dimostrato essere prevenzione di cesarei. Prevenzione di dolore durante il travaglio e il parto e sicuramente un miglior approccio nei confronti del proprio bambino. Quindi poi un intraprendere il cammino del dopo parto, perché io quando sento parlare, ed è il mio parere personale, quando sento parlare della sindrome da post-parto, non è per sminuirla né per non riconoscerla, è semplicemente che io Certo. guardo indietro, no? Guardo a prima, guardo dove. Tempo fa ho visto su Facebook che mi ha colpito molto questa cosa perché ricorda racconti antichi, no? Che alla donna che aveva appena partorito gli si regalava, no, la tazza con il piatto sotto, cioè c'era tutta una cura della partoriente da un punto di vista di alimentazione, ma l'alimentazione, specialmente per noi popolo italiano, non è il riempirsi e soddisfare un organo che può essere lo stomaco, l'apparato digerente, eccetera, ma è simbologia di convivialità, condivisione, dialogo, eccetera, eccetera. Ossitocina. Esatto. Quindi brava, il regalare, a me ha colpito molto proprio per il simbolo, non a parte quello che erano, che ci si metteva dentro, quindi il brodo di gallina che ha un suo significato, l'uovo, cioè una serie di cose, no, di cibi, che servivano nella maniera più assoluta a sostenere, scusami perché mi sta andando giù la batteria del dispositivo, che servivano a sostenere la mamma che aveva partorito. Niente, Normale. tutto ok, dà fastidio a qualcuno. Quindi oggi si Allora, per il parla di momento. sindrome post-parto, ma a me viene da pensare, così in maniera ignorante, ti ripeto, io sono ignorante, no? Proprio come una zappa. Però ti ascolto e mi dico, tu mi stai portando da medico il rammarico di aver raccolto una serie di testimonianze, di essere stata no non solo testimone tu, ma come partoriente, come medico e poi no, Ostetrica. esatto, di un allontanamento all'accompagnamento, mamma, ento, 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 vabbè, dall'accompagnamento cacofonico all'accompagnamento post partum.
A me automaticamente viene in mente, e poi sono uscite tutte queste nuove sindrome. Prima invece si stava proprio vicino, cioè il parto era la famiglia che si riuniva, la nonna, cioè hai capito dove Allora, trovi il senso di quello? l'associazione Abbracciami è nata fondamentalmente per formare delle donne dopo la loro esperienza di nascita, dopo la loro esperienza di allattamento, che andassero dalle altre donne ad aiutarle anche solo nella pratica, anche solo ovviamente fornendo una competenza, giustamente. Ma in realtà la cosa ideale è. E non c'è solo l'associazione Abbracciami sul territorio italiano, pullula, grazie a Dio, di ottime associazioni, di ottime figure che aiutano. Ma l'ideale, perdonami Emanuela, è che io non esistessi. E che? E che io non debba esistere come associazione Abbracciami. Ma Perché esiste la. il punto dove ti portavo io era proprio questo, cioè c'è necessità di questo genere di iniziative spontanee, personali, nate da una serie di osservazioni, perché manca tutto il resto. Non so se... Ma la cosa, guarda, io mi sono divertita a intervistare un po' di ostetriche anziane. Se mi sentono che dico anziane, mi frustano. Mature, come experienced, Mature. experienced. Esatto. E costoro, quello che le preoccupa, oltre che la preparazione delle ostetriche odierne, che è molto teorica, molto, diciamo così, di studio, è molto bibliotecaria, Cioè, mi stai ma è dicendo, poco scusami, nella cioè, mi stai pratica. dicendo che l'ostetricia oggi non necessita, non è reso necessario, scusami, un training on the job, cioè un lavoro sul campo? Cioè, Allora, studiano sul innanzitutto non libro e nascono basta? bambini. Scusa, perché Allora, cioè, lo sai che io sono, mi devi dire la ciccia. i discorsi sono due e ne finisco uno per poi rispondere alla tua domanda. Allora, una volta, come giustamente hai detto tu, la donna dava alla luce il suo bambino, perché, come dice Flora Gualdani, è bello partorire, nel lettone dell'amore. Ok? E la donna non era sola, la donna aveva la mamma, la sorella, l'amica, le vicine di casa che portavano la biancheria, si occupavano degli altri figli, il brodo di pollo, piuttosto che lo stendere i panni. C'era lo stesso Michel Audin, che è un po' il padre dell'ostetricia moderna, dice che la faccenda d'avere il padre. Giustamente durante la nascita del proprio figlio, però a donne degli anni 30, 40, cioè non sarebbe mai venuto in mente la presenza del proprio marito durante il parto. Io stessa, parliamoci chiaro, ho avuto il piacere di avere mio marito durante i travagli e i parti dei miei figli, ma il parto migliore. Io l'ho vissuto nell'ultimo figlio, quando io ho potuto trovare una collega della quale fidarmi che stesse in travaglio con me, da sole, io e È lei, una cosa due da donne. donne, è una cosa È da una cosa femmine. da donne. È per questo che io, e qui mi uccideranno tutti i maschi ostetrici, sinceramente. L'uomo ginecologo, la donna ginecologo, ma l'uomo ostetrico, ne ho conosciuti di bravissimi, io non sto discutendo ma lo stare a casa, l'occhio che può avere una donna nei confronti di una altra donna che sta travagliando, donna che non occorre essere stata Però parliamo anch'essa sempre madre, di ma donne, Rachele, non con l'istinto aguzzino, perché... ma certo, ora io sto facendo il discorso Sì, certo. ideale, Sì, ok? sì, sì. Però è anche c'entra col discorso, perché se tu levi alle ostetriche la bellezza del loro lavoro,
Abbiamo ostetriche come succede ora, che si fanno, che perdono tempo magari facendo riabilitazione del perineo, che va benissimo, ma parlando della bellezza del rapporto anale, che io non ho ancora trovato, parlando di varie cose, dall'uso della masturbazione, non lo so, anche questo io non l'ho trovato. Tra l'altro, psicologicamente mi suggeriscono dalla regia non essere proprio granché come cosa. Cioè, le ostetriche hanno perso la loro verve, a parte per il fatto che non nascono bambini e le ostetriche ci hanno poco da Si fare. sono Ma poi, dovute reinventare per mancanza di mercato, detta così. sì, sostanzialmente sì, io lo Lo dico capisco, io, lo cioè. dico io, lo dico io. Beh, insomma, santo Dio. Ecco, però in tutto questo ovviamente pochissime che studiano i metodi naturali. Questo c'è qualcosa dietro che non mi suona, eh? C'è qualcosa dietro che non mi suona. Vabbè, però questo è un altro discorso. Si parla sempre della fiducia nei confronti della fisiologia, eh? Attenzione. Dicevo, è ovvio che la donna, sollevata da quelle che poi le incombenze di qualsiasi mamma, specialmente se già mamma, specialmente se uno può avere una nonna in casa, eccetera, eccetera. E sollevata da quella che un po' quella che viene chiamata baby blues, un po' di tristezza che viene dopo il Gli ormoni, parto, eccetera, ragazzi, eccetera. voglio dire che Cioè, la voglio dire, danza, l'allattamento. continua ad aver bisogno di ossitocina. Noi procreiamo grazie all'ossitocina. Se mi permetti, mostro un testo che è Sì. fondamentale per me, che è questo. Perdonate, ora ovviamente sarà il contrario. Ossitocina, l'ormone dell'amore della Kerstin Ugnas Moberg, esperta mondiale di ossitocina. Lei ha 40 anni che non fa altro che studiare ossitocina, edizione Leone Verde. Leone Verde ha ottimi testi. La medesima ossitocina che ci muove verso la bellissima sessualità e il fare l'amore con un uomo che amiamo. L'ossitocina crea legame, non è, cioè, attenzione, perché la fisiologia ci vuole monogami e fedeli, non ci vuole delle grandi conquistatrici, e questo c'entra la storia del femminismo. L'ossitocina è la stessa del travaglio di parto. L'ossitocina è la stessa delle spinte di questo riflesso che Odin chiama riflesso di eiezione del feto, e l'ossitocina è quel momento, quella vampata di calore che hanno le donne quando, preso dopo fatiche immani, il loro neonato tra le braccia, lo attaccano al seno e questo bambino tira su latte a litri. Le ostetriche continuano a dover studiare l'ossitocina perché è quella che previene la depressione postpartum. E come si fa a secernere l'ossitocina una donna che magari ha avuto un parto così, un'episiotomia così, magari ha incontrato l'ostetrica un po' nervosa, magari ha trovato il ginecologo che non l'ha saputa ascoltare, ha fatto l'epidurale perché aveva avuto un travaglio di 18 ore, chi non lo farebbe, chi non farebbe l'epidurale, santo cielo, insomma, veniamoci tutti incontro. E poi partorisce il bambino, il peso, c'ha l'ittero, come si fa con l'ittero, signora vada a casa con la formula, cioè, arriva a casa e ritorna a esserci le lavatrici, cioè, verrebbe la depressione postpartum a chiunque. Donne costantemente sole, donne sole. La famiglia si è disgregata, le donne hanno genitori separati, nonni separati, le famiglie sono nucleari, quindi la donna certo che si fa accompagnare dal parto, dal marito, ma povera donna, ma cosa deve fare? Star da sola? Marito che spesso sviene, o comunque è d'intralcio, diciamolo, cioè io lo dico da ostetrica, tanti mariti sono, alcuni stanno un po' tanto tra i maroni, ecco, mi perdonerete l'essere franchia in questo momento, però ecco,
Mio marito per primo, eh? Mio marito per primo, lo amo profondamente, l'uomo della mia vita, lo risposerei mille volte, ma quanto devono averlo odiato le mie colleghe? Perché è una persona più inutile e oserei dire tra i piedi di così, è riuscito a svenire al quarto figlio. Ora tu mi insegni che, No, insomma, scusami, al al primo quarto si figlio vuol dire che i comprende. primi tre non hai svenuto, è bravissimo. Sì, ho capito, sarà stato pure c'è una botta lì. Vabbè, ma questo c'entra con altre cose, insomma. Qui poi si deriva, diventiamo tachant e vorrei evitare questa cosa. Però, insomma, dicevo, come fa l'ostetrica a fare con amore il suo mestiere? E ce ne sono tante, eh? Io conosco ostetriche di fama, conosco ostetriche avendole viste, avendoci lavorato gomito a gomito, persone strepitose, strepitose, magnifiche, magnifiche, meravigliose, che fanno il loro lavoro con tanta fatica, perché cercare costantemente di non fare episiotomie, anche se il ginecologo vorrebbe farla l'episiotomia, non fare il cesareo, anche se il ginecologo vorrebbe fare il cesareo. Cioè, insomma, non è un Un lavoro di mestiere mediazione, semplice. dici tu, questo capisco È un bene. lavoro di mediazione, è un lavoro Esatto. di equip. E se non ti trovi l'anestesista che la ragiona come te, è un problema. Ma come io conosco, io ho un'amica ginecologa che è bravissima, ma anestesiste strepitose, poche, sono poche. Come ci sono ostetriche meravigliose che insegnano cose bellissime alle giovani donne, che insegnano la fisiologia. Il parterre è meraviglioso, ma che cosa si rischia quando si fa parte di una categoria? Che una che si comporta male getta discredito su tutte. Allora, se io una collega ostetrica che spiega che il rapporto anale fisiologico e da godimento, io non È esattamente questo. cioè mi cascano le braccia perché dico: ma di che cosa stiamo parlando? Se io ho come si chiama? Uno di quei centri di formazione ostetrica che vende, perdona l'argomento, vende vibratori. Santa fede, ma che cosa vai a insegnare alle donne? Che è bello fare l'amore col proprio marito? No, che ti prendi il vibratore e sei soddisfatta così. Insomma, cioè, a me sembra quasi che le ostetriche di una volta, che la maggior parte non erano sposate, quindi non lo facevano proprio come missione, avessero quasi più competenza loro dei rapporti tra uomo e donna di quelle che ora, tra l'altro, sono accompagnate, sposate con figli. Cioè, dico, Rachele, ma dove scusami se ti interrompo, l'avete? Certo. perché allora c'era la donna è donna, l'uomo è uomo. Oggi abbiamo Certo. una spada di fuoco, un uomo, una donna, detta la romana proprio. Quindi voglio dire, è forse scontato quello che sto dicendo, però più racconti, più assorbo, più concludo che si stava meglio quando si stava peggio. Quando mio padre diceva queste cose, io mi dico, ma perché lui è vecchio, mamma mia, sono vecchia anch'io, ma che bello essere vecchi. Perché voglio dire, quantomeno, io penso alla generazione dei nostri figli. A mia figlia Elisa, Elisa compie 2 anni fa, mia figlia Elisa, nella scuola francese, 2 anni fa, stava per compiere 13 anni, quindi una bambina, ancora 15 anni, una bambina. A scuola le abbiamo insegnato che si può abortire se uno non è pronto a fare la mamma. Tu capisci? 13 anni. 13 anni. Allora, Ah, vabbè, ma non. si collega al discorso che facevi tu delle 17enni, no? No, ma se ho. Cioè, capisci? Però si tratta, e mi odierai perché ritiro fuori il termine anglofono, si ritira fuori la mancanza di empowerment.
cioè quello che viene universalmente chiamato disempowerment. Sì, Tutto è un torna, perché se io ho una donna, depotenziamento contro potenziamento. Il potenziamento, se io ho sai che è successo, Rachele? Questo è un fatto. Vai. una donna che a 17 anni, perché a 17 anni sei una giovane donna, chiamiamola così, però insomma a 17 anni mia suocera è diventata mamma senza tanti favori, insomma sua madre lo era diventata del primo a 16 e mezzo, della seconda a 17 e mezzo, insomma è viva, vegeta, povera donna, cioè nel senso, non, cerchiamo di non essere troppo, ecco, la vogliamo indorare tanto, questa cosa del non si possono fare figli giovani, insomma io ho fatto la prima, avevo appena compiuto 21 anni, ho fatto da anni, ma come fanno tutte le giovani mamme, ma anche perché ero sola come un cane, per l'amor, cioè, vediamo anche questa cosa qua. Se io ho una giovane donna che non ha idea della differenza tra la perdita mestruale e la perdita ovulatoria, ripeto, io non sono brava come la Dolores, non sono una consulente dei metodi naturali, come la Chiara, come la mia Marcella Rosso, che è figlia di Luca. Però, voglio dire, no, una perdita ovulatoria non ci vuole tanto a spiegarla, no? Se io non spiego questo, è ovvio che io avrò una donna che il primo figlio lo fa a 30 anni, se ci riesce. Se ci riesce, perché se non spieghiamo alle donne che le malattie sessualmente trasmissibili, come dice il ministero, non lo dico io, danno problemi di fertilità, se non diciamo che l'endometriosi dovrebbe essere diagnosticata da un pediatra, quindi si tratta di bambine, io ho delle donne che poi a 30 anni finalmente sistemato tutto, organizzato tutto, avendo sistemato il pezzettino di ogni puzzle della loro vita, provano a rimanere incinte, che cosa succede? Io stessa ho avuto delle donne in associazione, quindi donne già mamme, che si lamentavano del fatto di non riuscire ad avere una seconda gravidanza, allora che ho detto, beh, va bene. Magari non hai un'ovulazione di quelle estremamente che segnava, prendi uno stick, lo capisci quando sei in ovulazione. Ah, capito, lo vedo dalla faccia. No, no. E qui torniamo al discorso Cos'è iniziale, e l'ovulazione? qui torniamo al discorso iniziale. Cioè, ed era lo spoiler che avevamo lanciato e dobbiamo stringere perché siamo andati oltre, ma non è. Ed è proprio questo. Non c'è un'informazione, non c'è un voler educare alla conoscenza del proprio corpo. Ma noi sappiamo anche perché, è inutile, cioè, adesso non voglio fare discorsi dei complottari, però ci siamo parlate in privato e su questo siamo d'accordo, no? Voglio dire, quindi io posso dire, nel senso che posso espormi non da medico, ma da semplice cittadina e da semplice mamma. Non vogliono che noi sappiamo. Perché così ci danno qualsiasi cosa e noi lo facciamo. Vedi la mamma che va dal virologo e dice: devo fare questo vaccino, mi faccio il vaccino a mia figlia. No, scusate, un vaccino, ragazzi. È qualcosa che ti. Quindi Questo torniamo sempre allo vale, stesso punto, Rachele, vedi? il problema è che io ho studiato anche pedagogia, è uno dei miei primi amori, ho fatto la vecchia scuola magistrale, ex ducere, tirar fuori, che è un po' il mestiere della levatrice, che sollevava il neonato e lo dava a sua madre. Abbiamo perso questo. Cioè, che scopo ha un'ostetrica che dice alle giovani donne, vabbè, non stare lì, prendi la pillola e usa il preservativo. Mia figlia, che è un'infingarda, è andata al consultorio. È tornata che le si erano arricciati i capelli. Perché dice, mamma, le ostetriche dicono che i metodi naturali
non sono scientifici, non vanno bene. Allora permettimi, Esatto. permettimi. Questo è uno dei libri, si chiama Periodo Fertile, che contiene una bibliografia mostruosa sui metodi naturali. Certo. Ci sono esperti in tutta Italia. Le naprotecnologie, che sicuramente conosci, che ha portato in Italia anche la dottoressa Raffaella Pingitore, che insegna al Pinstar, non sono fuffa per cattolici, come ho visto in alcune chat. Perché non parla? Cioè, le ostetriche hanno tentato di riportare la naturalità della gravidanza, hanno tentato di riportare la naturalità del parto, una fatica, ma c'è gente veramente ok. Hanno tentato, dai primi anni 90 del secolo scorso, si sta tentando di portare l'allattamento di nuovo verso le donne. Quindi fisiologia, fisiologia, fisiologia. Ma come dice la Flora Gualdani, perdonami, No, sono no, una nerd di vai, fissazione, lo riconosco. E la fertilità? Cioè, perché fisiologia di questo, fisiologia di quello, fisiologia di questo? E poi manca l'aggancio, no? Manca. Allora facciamolo questo salto. Perché la pillola no? Ti fa guadagnare? Non mi sembra che la diffusione a tappeto della pillola abbia fatto diminuire il numero di aborti in paesi anglosassoni, no, anzi, però in obiettivamente. compenso ha riempito le tasche degli azionisti delle società Oh, farmaceutiche. non credo che sia una cosa fatta bene la distribuzione di preservativi gratuita, ma anche perché, a parte l'empowerment delle ragazze, ci scambiano tutti per dei postati. Ma anzitutto qualcuno questi preservativi li produce. E i E proviamo ragazzi, da che lì. i giovani, non abbiano un euro per un preservativo, hanno tutti lo smartphone, e se io devo stuprare non uso il preservativo, insomma, santo cielo, non so se mi spiego. Sì, Allora, come no. la mia domanda è, siccome le statistiche ce lo dicono, i giovani non usano, Ferma perché non ti sento più. Non ti sento più. Ok. L'amore. Mi senti? Adesso sì. Siamo? Ok. Conservativo. TV ai maschi, visto che stanno alla gola a causa, lo dice l'articolo di giornale della Nazione di qualche giorno fa, a causa della sessualità un po' strappare che si sta di giovani, è necessario fare il bacino dell'HPV anche ai maschi, oltre alle Ma io... Li rendiamo sterili così fanno prima, capisci? Questa è la follia. Hai capito? femmine. Oh, io dico, ma cosa vi la trascurano e la clamidia non ha granché sintomi, diventano sterili. Che cosa vogliamo? Ci vogliamo far sterilizzare il mio problema, ed è questa la mia ansia. E io invito le ostetriche a lavorare da questo punto.
i preservativi, non vendendo la pillola, ma dicendo ai ragazzi e alle ragazze: siete sicuriosi? La fisiologia c'è, l'amore è meraviglioso, ma davvero un bel lavoro da fare, ma facciamolo bene, facciamolo bene. Rachele, grazie. Grazie, perché io ti ascolto e già penso alla prossima stagione. Già mentre ti ascoltavo, no? Ti ascoltavo, elaboravo e mi sono detta: bello averti avuto oggi, perché chiudiamo davvero, come ha detto in latino antico o il buon Giovanni Marco Tullio, col botto. Perché conclude anche questa bellissima intervista che ci hai concesso, il tempo che ci hai dedicato, argomenti toccati insieme a persone meravigliose come sono state in ordine decrescente, come sono state la Dolores, come è stato Boscia, voglio dire, il professor Boscia abbiamo avuto. Quindi medici, da persone che lavorano sul campo. Quindi è preziosa questa testimonianza ed è preziosa averti avuto oggi, perché io già ti invito per la... Io porto avanti, lo sai, no? Io già ti invito per il prossimo anno, per la prossima stagione, e poi ci sentiamo, perché ho un paio di cose che mi sono venute in mente, quindi... Quanti anni ha il piccolo? Il più 16, piccolo ha 18 mesi? forse 16. Sì, ok. Mandiamo il marito a pescare. Mandiamolo a pescare, sì. Mandiamolo a Tanto tu pescare. ed io di persona ci vediamo, perché io ti ho promesso che quando scendo giù da mio padre passo di fermo, quindi ci vediamo. Ti chiedo di rimanere qualche secondo in più, così chiudiamo proprio la puntata con il tuo viso, poi leggerai tutti i commenti, risponderai tu alle domande, perché io non mi sono permessa. Ovviamente ci sono una quantità infinita di complimenti per te, perché è la prima volta che ti vedono, quindi finalmente la tua bellissima penna ha anche un volto, e quindi grazie. Io approfitto per ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito oggi. Ovviamente abbiamo taggato la tua associazione nel titolo della puntata, quindi chi guarderà la puntata basta che clicchi sulla associazione Abbracciami e può andare direttamente sulla vostra pagina e chiedere informazioni. Nelle varie domande ci sono anche richieste riguardo la tua associazione, poi con calma, non lo so, tra le 4 e le 5 del mattino, tanto tu non dormi, quindi ci dai un'occhiata stanotte. Noblesse oblige. Absolument. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. A tutti quelli che ci hanno seguito da settembre, che è iniziata la stagione di Popolo della Famiglia TV, fino ad oggi. Grazie per essere stati con noi. Siete stati tantissimi. Anche quest'anno abbiamo prodotto ore e ore e ore di dirette. Grazie a tutti i conduttori che si sono avvicendati. Appuntamento alla settembre del 2019 per una nuova stagione. Noi, Rachele, grazie a ciascuno degli ospiti che è stato con noi. Ci vediamo per i mesi di settembre, sempre collegati su Popolo della Famiglia TV. Teniamoci aggiornati.